Abbiamo vissuto invece, lo mostrano molte posizioni dell'arte contemporanea, l'idea che il Novecento con le avanguardie ha rappresentato una interruzione improvvisa, un abbattimento di un muro, o forse l'innalzamento di un muro. Per cui lo storico dell'arte è quello che si occupa di arte antica e il critico d'arte o critico militante è quello che si occupa dell'arte contemporanea. Cos'è poi contemporaneo? Nella periodizzazione della storia dell'arte, contemporaneo comincia prima del nostro tempo, comincia forse con gli impressionisti o con Picasso, cose comunque che sono già storia. Però la contemporaneità è qualcosa che ti coinvolge, perché quegli artisti hanno vissuto il tempo che vivi tu, non un altro tempo e un'altra storia. E quindi a un certo momento nasce la figura del critico militante, che lentamente poi si trasforma in quella del curatore e oggi nella grottesca figura del curatore indipendente, cioè un gioco dei pirri.